Allora, il mio intervento parte naturalmente dal bilancio preventivo e sarò breve, molto più breve del consigliere Fiasco. Come consigliere Fiasco, il mio intervento non è un intervento tecnico perché io e i numeri non andiamo molto d'accordo, però in realtà dietro i numeri, quindi risorse, spese, investimenti del bilancio preventivo, in realtà c'è tutt'altro, cioè le scelte politiche dell'amministrazione che ricadono quasi sui cittadini. Ora, è chiaro che in questo momento storico, io sostengo sempre che in questo momento i comuni e l'amministrazione sono in grado di spendere. E in questo momento storico, dove leggendo tutti i documenti allegati alla proposta di bilancio, mi sono resa conto, ma questo è stato confermato anche dall'assessore Cori, che le entrate derivanti dai trasferimenti di Stato, Regione e Regioni che prima potevano essere una percentuale maggiore sono molto molto ridotte. Mi sembra che l'assessore Cori abbia parlato di 1 milione di euro su circa 30 milioni di euro di entrate. Quindi è chiaro la difficoltà che vanno a incontrare gli amministratori nel gestire queste risorse minime basate esclusivamente sulle entrate del comune. E devono organizzarsi per cercare di ottemperare a tutti quelli che sono i servizi che servono per che sono a servizio della collettività. Quindi apprezziamo, penso personalmente, lo sforzo fatto dall'amministrazione nel costruire questo bilancio preventivo con tutte le difficoltà dovute anche alle amministrazioni precedenti, alle gestioni delle amministrazioni precedenti. Però è chiaro che non ci possiamo trovare d'accordo in tutte le scelte effettuate. Riconosciamo all'amministrazione quello di avere la scelta sulla minore imposizione fiscale, quindi non aver fatto ricadere sui cittadini i problemi del bilancio. Questo è certamente un qualcosa di apprezzabile. Apprezziamo anche l'intento di recuperare in qualche modo i crediti, quindi la lotta all'evasione. Noi su questo siamo particolarmente attenti perché riteniamo che non si possa lasciar perdere, quindi non si possano lasciare cittadini che non pagano le tasse, in quanto questa condotta ricade poi sui cittadini onesti che pagano le tasse e l'anno successivo pagheranno per sia di imposte maggiori sia di servizi che l'amministrazione potrà dare in misura minore a causa del mancato pagamento delle tasse degli evasori. Però quello che secondo me l'attenzione andava posta più che altro sulla razionalizzazione delle spese. Ecco, quello che secondo me manca a questo bilancio preventivo è una riduzione delle spese in particolare per quanto riguarda il funzionamento per esempio della macchina amministrativa. Una riorganizzazione della macrostruttura dell'amministrazione avrebbe potuto portare a un risparmio sulla spesa. Per esempio si sarebbe potuto pensare ad adottare un provvedimento simile a quello adottato dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, la giunta del comune di Torino di concerto con i sindacati hanno praticamente approvato una delibera con la quale sono stati diminuiti i premi di risultato dei dirigenti del 15%. Naturalmente per fare questo è chiaro che hanno dovuto ottenere anche il consenso dei dirigenti, ma i dirigenti che ogni giorno stanno all'interno delle stanze comunali e percepiscono direttamente quello che è la difficoltà dell'amministrazione in tema di bilancio e di risorse, io penso che come per i dirigenti di Torino anche i dirigenti del nostro comune avrebbero accettato un provvedimento del genere. E tutto quello che si sarebbe ricavato, risparmiato da questo tipo di provvedimento poteva essere reinvestito per servizi da rendere al cittadino, nel sociale o anche nel settore del turismo, come ho visto che
che giustamente considerati i problemi di bilancio è stato investito poco, quanto invece il settore del turismo, di lanciare il turismo potrebbe essere il volano dell'economia di questa città e potrebbe anche andare a beneficio di quelle che sono le attività commerciali che risentono più di tutti della crisi economica. A proposito di investimenti, volevo fare una domanda all'assessore Gori, che è un attimo distratto dal consigliere Fiasco. Ho letto e mi sembra che l'hai risposto anche tu che gli introiti provenienti dalle alienazioni nel triennio verranno reinvestiti per abbattere i mutui. Mi chiedevo, ma se il comune ha questi problemi di liquidità, non sarebbe stato il caso invece di abbattere i mutui, quindi estinguere i mutui in modo che i mutui seguissero il loro corso naturale e investire invece quei soldi in opere a servizio del cittadino, che potrebbe essere manutenzione strade, sociale, eccetera, eccetera. Ecco, tutto qua. Poi per quanto riguarda la STS, ho letto attentamente il piano di saneamento aziendale e devo dire che leggere alcuni passaggi è stato veramente dura, perché cioè, ci ha messo davanti a una realtà davvero ingombrante e occorre a questo punto approfondire alcune situazioni, perché io ho sempre detto che le responsabilità devono essere fuori da quest'aula, e è vero, però ci sono alcune cose che vanno approfondite perché il bilancio dell'azienda STS, azienda speciale, ricade direttamente sul bilancio del comune, e quindi è chiaro che ricade anche sui cittadini, sia in termini di imposizione di tasse che in termini di servizi che non vengono erogati. Ora, c'è un punto particolare della relazione che mi ha creato un po' di disorientamento, quando penso che il piano sia a firma del direttore generale, no? Questo piano di risanamento. E quando parla del dimissionario direttore generale e di una relazione che il dimissionario direttore generale avrebbe presentato il 12 settembre 2017, dice, denunciava il disavanzo dell'azienda che a quell'epoca era intorno a 1 milione di euro, e dice letteralmente: ho il tema delle voci significative nella valutazione della suddetta perdita. Ora, sarebbe importante capire se queste omissioni sono omissioni dovute a una dimenticanza del dimissionario direttore generale, oppure si tratta di omissioni consapevoli per nascondere questa cosa. Sarebbe importante andare a approfondire, però ho visto pure che c'è insomma un apposito team che sta valutando. Sarebbe importante andare a approfondire per finalmente stabilire le responsabilità, in quanto questa situazione, ripeto, ricade sui cittadini. È un falso in atto pubblico. Il piano di risanamento, ho preso atto delle criticità, ho verificato e letto dei rimedi che mi sembrano congrui e possono darci una speranza che forse sia possibile risanare questa azienda, anche perché se bisogna fare degli strappi come gli accordi sindacali per i super minimi, io penso che anche i dipendenti debbano comprendere che l'alternativa è solo una, che è quella della liquidazione, quindi penso che accetteranno di buon grado anche questa soluzione. E, però quello che io chiedo all'amministrazione in questo momento è di effettuare con maggiore valenza il suo ruolo di controllore, perché probabilmente questa situazione si è determinata nel corso degli anni proprio da una mancanza di controllo da parte dell'amministrazione sui conti dell'azienda. Ecco, forse anche noi consiglieri di opposizione dovremmo fare uno sforzo e ricordare ogni tanto anche all'amministrazione che bisognerebbe controllare intensivamente la contabilità dell'STS e soprattutto gli adempimenti del contenuto del piano aziendale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Santoro. Ha chiesto...